E ritorniamo a parlare di transmedia storytelling e dopo appunto le derive sul mercato italiano, sul mercato internazionale. Quello che abbiamo compreso è che dobbiamo osare, che dobbiamo cercare di porci in maniera tale che anche in Italia possa diventare uno standard. Ben venga se in Italia può diventare uno standard il modo di raccontare le storie e di narrare su diverse piattaforme integrate e comunque con la visione transmediale. Chiaramente dobbiamo tenere presente anche il linguaggio è importante, ogni piattaforma ha sicuramente il suo linguaggio da utilizzare, ma anche la tecnica di transmedia storytelling ha un linguaggio proprio e utilizza dei codici propri. Se vi ricordate, nell'inizio di questa testimonianza abbiamo parlato degli spunti migratori e della capacità negativa. Abbiamo lasciato un po', diciamo, in disparte, anche perché un po' più complessi sono i codici ermeneutici, che sono quei codici che esprimono in poche battute quelle che sono i valori, potremmo dire, le sensazioni e comunque le informazioni, ecco, sono dei codici che ci danno delle informazioni ben precise, cioè quelle culturali dei personaggi, i codici appunto ermeneutici, cronologici, geografici, ambientali e ontologici. Questi fanno sì che il discorso nella storia possa essere sempre più credibile. Chiaramente questi codici ermeneutici sono mutuati dal modo di raccontare le storie, dallo storytelling in quanto tale, dallo storytelling con la S maiuscola. Quindi non è una novità, però messi assieme questi codici ermeneutici con gli spunti migratori, che ricordiamo sono quegli spunti che all'interno della narrazione ci invogliano in qualche modo a saltare da una piattaforma all'altra, ci invitano a saltare da una piattaforma all'altra, compongono insieme appunto alla capacità negativa quello che sono gli elementi essenziali grammaticali del transmedia storytelling. Chiaramente è molto complesso, soprattutto per gli spunti migratori, è molto complesso far saltare da una piattaforma all'altra i diversi, cioè gli utenti. Gli utenti chiaramente devono essere spinti a saltare da una piattaforma all'altra, però giustamente come prima fuori parlavamo con Giovanni che mi ricordava di Robert Pratten, che è questo transmedia producer che ha pubblicato diversi contenuti sul transmedia storytelling, ha fatto diversi libri sul transmedia storytelling e che rappresenta proprio il momento del salto da una piattaforma all'altra come una sorta di muro, cioè un ostacolo, no? Che è praticamente la motivazione del pubblico a spostarsi da una piattaforma all'altra. Abbiamo fatto l'esempio, per esempio, è fantastico, di Heroes, dove c'è il fumetto, ecco, quello è un modo, è uno spunto migratore quello. Noi ci stiamo spostando da una piattaforma all'altra e attraverso la storia vi stiamo invitando a spostarvi da una piattaforma all'altra. Più semplice forse, per quanto semplice possa essere raccontare una storia, è l'uso della capacità negativa, il non detto. Per esempio, sempre un esempio a caso, Guerre Stellari. Quando si sente nei film parlare della guerra dei cloni, noi non lo sappiamo che cosa è successo nella guerra. Ci immaginiamo questa guerra dei cloni, ognuno se la immagina a modo suo, poi ce la fanno vedere in realtà con la serie animata. Ecco, questa è la capacità negativa, lasciare un gap, un buco, una zona d'ombra non risolta. Questo per esempio, per tornare alla domanda cosa fai tu, questo è dire, oh, questa cosa lasciatela così, che non si sa, lasciamola, non facciamo gli spiegoni, che è altro difetto di molte storie, sono gli spiegoni infiniti sul fatto per dire perché io ho preso questo bicchiere e l'ho poggiato sul tavolo. Non c'è bisogno. Lì
lo stesso spettatore si darà una spiegazione, dice perché quello c'ha dell'acqua sul tavolo? Perché probabilmente la salivazione scende man mano che parla e beve. Ma cosa ci sarà nell'acqua? Uno potrebbe chiedersi. Cioè, tutte queste informazioni non dette fanno sì che l'attenzione dell'utente possa essere maggiore nei confronti della storia stessa. Tutte queste caratteristiche grammaticali del transmedia storytelling sono racchiuse all'interno della famosa piattaforma che noi abbiamo scelto per raccontare un pezzo della storia, o la nostra storia. Quindi qualsiasi piattaforma deve contenere al suo interno la sua storia, che a sua volta sarà composta con questi elementi. E arriviamo a un concetto fondamentale. Abbiamo parlato più volte del pubblico, dei pubblici e delle scelte di marketing anche che si fanno, no? Del canon. E quindi del canone e del fandom. Canone cosa intendiamo? Intendiamo tutte quelle scelte di marketing e anche delle scelte di storytelling legate fortemente al prodotto, dove l'autore dice no, è così, va così e questi sono i miei paletti nella storia. Invece il fandom è colui che prende tutto, assorbe e in qualche modo lo vuole comunicare agli altri, impersonandolo, no? Come abbiamo visto prima con il Cavaliere Oscuro, The Dark Knight, con Why So Serious, loro sono diventati parte della narrazione. Loro sono quelli che fanno campagna elettorale per Harvey Dent, contro Joker. Allora, il discorso è questo, riuscire a mettere d'accordo il canone e il fandom. Il fandom è assolutamente ingovernabile, non si può per nulla, non lo riesci a contenere. Sono stati diversi casi, per esempio anche su Harry Potter. La scrittrice di Harry Potter ha citato per danni una bambina che aveva tradotto nella sua lingua un libro di Harry Potter e l'aveva dato alla community online. L'ha citata per danni, per violazione del copyright. Lì c'è stato il potere dei fan, il potere della community totale di Harry Potter, che si è coesa con questa ragazzina e ha portato l'autrice di Harry Potter a togliere, diciamo, a non procedere più, non voler procedere più per vie legali nei confronti della stessa. Quindi una community forte può sicuramente generare e in qualche modo condizionare anche gli autori. Quindi bisogna stare sempre in ascolto e bisogna rispettare i fan. Sempre con Guerre Stellari sono successi mille casi di fandom, ma anche la famigerata storia di Breaking Bad. Non mi ricordo chi era di voi che mi parlava di Breaking Bad, tu. Breaking Bad anche ha avuto la sua deriva con il fandom e quindi si è messa hanno creato dei fan questa sorta di parodia. E torniamo sempre al discorso che la parodia è sicuramente vincente. Nessuno ad oggi si sogna più di andare a condannare i fan che utilizzano i tuoi prodotti. Perché? Perché i fan che utilizzano i tuoi personaggi, le tue storie, fondamentalmente ti stanno facendo un lavoro di promozione gratuito. Fondamentalmente stanno espandendo il tuo universo su altri fronti, che chiaramente il famoso canone non terrà conto assolutamente nella narrazione principale dell'autore, però è a supporto di quello che è l'universo che gravita attorno a un contenuto. Quindi io direi di far vedere questo Making Good, guardiamoci questo filmato e di come è stato realizzato da questi ragazzi. Fan. Chemistry.
exactly like the crystal meth game. Both contain a volatile elixir of elements. In order to be a player, what's happening? You must assume some risk. Ensure that the elements don't come crashing together. Cancer's not good. You're gonna die. Unless you have healthcare. What is that? But rather, that they work together in perfect harmony. Hey, Mr. Black! What up, you little shit? How much? I'm a substitute teacher now. Did they get benefits for that? Yeah, bitch! You? Teaching? You've been bad your whole life. Now, I want to make good. And I have cancer. Shit. I am Professor Einstein. This is my fellow substitute teacher, Mr. Pinkman. What up, students? Classic. You don't even have to know how to teach. I just use a DVD player. Oh, but the children are our future. Future my ass, bitch. E questa è la genialità dei fan che praticamente, avete visto come hanno trasformato il mondo in maniera totale, globale, l'hanno rivoltato quasi in un what if. E se già fosse stato cattivo Walter White e se volesse invece vuole diventare appunto un, se volesse diventare un insegnante, come sarebbero andati i fatti? Questo vuol dire che c'è stato un engagement talmente forte dell'utente, in questo caso l'utente che l'ha realizzato, comunque il gruppo di persone che hanno realizzato questo prodotto, che oggettivamente è di qualità, cioè anche le riprese non sono male. Ovviamente si vede un po' l'amatorialità anche nella recitazione e in alcuni aspetti anche della fotografia, se vogliamo, però ci ha fatto ridere, ci ha comunicato una storia che è diametralmente opposta, che non ha nulla a che fare con la reale storia di Breaking Bad, se non riprendere dei personaggi in maniera parodica e quindi fare una parodia. Questa è la potenza dei fan. Noi adesso stiamo un po' giungendo al termine, perché vi racconterò appunto della narrazione in Tron, anche se oggettivamente già su Matrix avevamo fatto tutti dei discorsi ben precisi, ma questi servono, questo esempio, più che essere un caso di studio, è fare il punto della situazione.
Cioè oggi sono stati dati diversi input. Come avete visto, non ho voluto scientemente inserire all'interno della mia presentazione dei casi di studio che fossero approfonditi. Perché? Perché questa scelta mi sembrava riduttivo. Cioè, se io vi avessi parlato di Matrix, di tutte le sue derive transmediali, e poi saremmo passati a Spider-Man, Avengers, Batman, vi avrei sicuramente fatto vedere tanto materiale, ma è del materiale che voi potete vedere sicuramente da soli. A me quello che è interessato fare in questa testimonianza è cercare di passarvi dei concetti che poi voi dovete interiorizzare, dovreste, mi auguro, che interiorizzate questi concetti e potete applicarli a casi X. Anche perché molto spesso quando si fanno vedere dei casi di studio molto grossi, poi viene un po' una sorta di depressione e dire sì, vabbè, ma quelli sono Marvel e quegli altri sono Disney, stessa cosa, e quegli altri sono 20th Century piuttosto che Warner. E quindi uno si sente un po' demotivato, dice non ci avrò mai i soldi di Warner, non lo potrò mai fare. In realtà potete farli, potete realizzare tutto, chiaramente nelle dovute proporzioni. Quello che è importante ed è molto interessante tenere presente è il fatto che ogni narrazione che abbia una vocazione chiaramente transmediale può essere fatta anche con piccoli budget, step by step, utilizzando quelle che ad oggi fortunatamente abbiamo a disposizione, che sono le varie piattaforme di social media e non solo, per veicolare i contenuti, vi dico, nel senso che comunque se noi apriamo un canale su YouTube ci esponiamo a un'utenza molto ampia. Se noi creiamo il nostro sito solo dove sono caricati in maniera nativa i nostri video, avremo meno occasioni di farci vedere fuori. Quindi questo è proprio un discorso di promozione che esula dal transmedia storytelling. È un po', tanto per tornare alle famose frasi che ci piacciono tanto, le frasi quasi fatte, salire sulle spalle dei giganti. Cioè utilizziamo questi colossi per fare in modo che i nostri contenuti siano veicolati, che costituiscano un unicum totale. Vi racconto l'esperienza per esempio di FestivalTube. FestivalTube è un canale YouTube che è stato creato nel 2012 e in cui ho avuto il piacere e la possibilità di lavorare proprio nel creare il world building di quel, insieme chiaramente a un gruppo di altre persone, chiaramente non l'ho creato da solo. In questo canale noi facevamo vedere il Festival del Cinema di Roma dagli occhi di internet. Che cosa voglio dire? Abbiamo creato dei format originali, dei format che parlavano del red carpet, dei format che parlavano dei film e delle recensioni, dei format che parlavano direttamente col direttore del festival, e che è stato quello che, avendo un linguaggio un po' più istituzionale, forse ha funzionato di meno su YouTube, e poi un altro sul make-up e il cosiddetto gossip. Cosa abbiamo anche pensato? Di utilizzare delle YouTube star per dare la possibilità appunto ai contenuti di avere, di godere della famosa fanbase. Quindi sono stati chiamati diversi YouTubers che hanno presentato questi format. E vi posso dire che nell'arco della settimana del festival abbiamo avuto svariate decine, se non addirittura siamo arrivati credo a centinaia, di migliaia di iscrizioni al canale. Perché? Perché siamo riusciti a creare una narrazione sul Festival del Cinema di Roma che andava a cogliere e a parlare a un determinato pubblico con la sua grammatica. In più
è stato coinvolto nel progetto anche Twittami di notte, che è un programma radiofonico che va in onda su Spreaker, che è molto in voga tra gli utenti di Twitter. Questo ha fatto sì che la nostra promozione sia stata multicanale e che ci ha premiato con un ritorno positivo da parte degli utenti. Quindi e abbiamo utilizzato un budget veramente basso. Quindi il discorso è se ci sono le idee e se le idee stesse sono interessanti, funzionano. In questo momento mi sento un po' un replicante, no, ok, sentivo la voce robotica. E quindi, questa perché vi ho raccontato questo fatto, che cioè, è un fatto più che altro personale, biografico se vogliamo, perché per dirvi che le cose, se si vogliono fare, con un minimo di budget, si riescono a fare, non bisogna essere Warner e non bisogna essere 20th Century Fox. Poi il progetto non è potuto continuare per diverse motivazioni che esulano dal discorso produttivo. Sono state poi altre casistiche. Però, secondo me, è possibile. Come dicevano in Frankenstein Junior, si può fare, sì, si può fare, si può fare. Credetemi, si può fare. Basta impegnarsi e avere l'idea giusta. Qui vediamo un po' in una slide riassunto quello che è Tron. Quante piattaforme, guardate lì a destra, quante piattaforme sono state utilizzate per la narrazione di Tron? Passiamo dai film ai videogame, ai fumetti, alle action figures, agli ARG, agli eventi, gli eventi di videomapping che sono stati favolosi per il lancio del film di Tron. Poi ci sono state anche le applicazioni per i vari device, tablet, c'era un gioco con la geolocalizzazione, dove tu praticamente ti scontravi con gli altri utenti e dovevi fare come avveniva in Tron, no? Che dovevi interrompere la scia, dovevi andare a interrompere la scia dell'altro e quindi giocare in realtà in presenza e quindi avere questo rapporto con l'online e l'offline contemporaneamente, perché il mezzo che avevi nello smartphone ti consentiva nella realtà di lavorare, di giocare, più che lavorare, di giocare con gli altri in maniera, quindi in barba a tutti quelli che dicono che i videogiochi ti fanno fare la vita sedentaria. Mettetevi a interrompere le scie di altre persone in giro per la città e poi ne riparliamo. In questo momento vediamo appunto la linea narrativa di Tron. Se guardate bene, pur essendo il cartoon del 2012, a livello produttivo arriva come ultimo contenuto, ma all'interno della narrazione si staglia proprio in mezzo tra il primo film, la graphic novel e l'ultimo film. Questo è per dimostrarvi il fatto che la luce verde si accende per un progetto solo e esclusivamente quando è importante per lo stesso, per la narrazione dello stesso e per la per il veicolo di un'idea, per veicolare un'idea. Quindi, scusate, bevo un po' d'acqua perché la mia salivazione è azzerata. Quindi, il discorso è proprio quello. Questa è proprio una slide informativa. Vi invito appunto a andare a indagare voi stessi ciò che è stato fatto per Tron. Io proprio non vi voglio raccontare altro su Tron, perché è veramente un mondo da andare a scoprire e a vedere come è stato realizzato. Perché le idee che stanno e sottendono la narrazione transmediale di Tron possono dare diversi spunti anche a chi in maniera indipendente vuole portare avanti un proprio brand. Questa è appunto Tron, però ci sono stati diversi prodotti transmediali fatti anche in Italia, quindi giusto per rispondere a te che mi dicevi no, in Italia non si fa mai niente. Questo purtroppo non abbiamo avuto il piacere di vedere in tanti, perché era il 2009, perché ancora
non c'era, diciamo, l'abitudine di andare a trovare le cose online, perché era comunque andava su Current ed era una serie che aveva fatto un gioco veramente interessante. Aveva preso per il naso persino le grosse testate giornalistiche, qua ne vediamo una, il Fatto Quotidiano, perché racconta la storia di un personaggio che si risveglia come se avesse dormito. Noi all'inizio non lo capiamo che cosa è successo, no, lui si risveglia e trova un appunto dove dice: devi recuperare la memoria, hai preso questa determinata pillola che ti cancella in maniera selettiva i ricordi. È stato diffuso un comunicato stampa che diceva che era stato scoperto un farmaco che eliminava il dolore, ma il dolore della coscienza, il dolore dell'anima. Quindi se avevi un problema, una turba legata a un comportamento o un qualcosa che ti era successo, o uno shock che avevi subito, potevi, grazie a questa pillola, in maniera selettiva, progressivamente cancellare il ricordo. Questa bufala è stata presa e fatta salire alle cronache con i vari giornali. Sono stati appunto create, sono state create 12 puntate da 24 minuti e ogni puntata era composta da 8 minuti di fiction, intervallati poi da una parte in studio. Quindi era stata creata una sorta di finzione all'interno della serie Frammenti, che indagava quello che stava accadendo a questo, al suo protagonista, e si dava anche la possibilità agli utenti di interagire, perché gli si chiedeva delle call to action da realizzare per poter progredire nella storia. Vedi, gli spettatori cercano i frammenti nascosti, perché questi indizi che erano appunto disseminati, vi ricordate quando vi parlavo del discorso dell'Arg come una caccia al tesoro, un po' quello che hanno fatto quelli con The Dark Knight quando hanno dovuto comporre il messaggio che dovevano trovare le varie lettere? E qui è stata fatta una cosa simile, e gli spettatori appunto cercavano i frammenti nascosti per risolvere il caso e ricomporre la memoria di questo tizio che chiedeva aiuto. E poi appunto si sono organizzati dei veri e propri clan, quindi delle micro community all'interno della community di frammenti che ragionavano sull'evoluzione della storia e cercavano di scoprire tutti i vari enigmi che gli si presentavano davanti, e attivavano quello che potremmo definire un universo narrativo diffuso. Sì, quello che appunto, di cui appunto abbiamo parlato, no? La narrazione si espande totalmente, e sui diverse piattaforme, sui diversi luoghi dove avviene la narrazione, vediamo che viene diffusa la stessa. E grazie appunto a questo aiuto della community è stato possibile progredire nella narrazione globale di Frammenti. Quindi il canone in questo caso è stato contaminato dal fandom, o comunque da coloro che erano talmente motivati da poter lavorare per e in funzione del format. Ovviamente sono stati creati dei blog, dei siti aziendali, il forum appunto dove si giocava, e i 10 profili personali dei personaggi. Quindi sempre c'è questo gioco tra dove finisce la finzione, dove inizia la verità. Questi personaggi sono reali, loro hanno giocato tantissimo in questo senso. E poi ci sono state appunto più di 1000 contenuti originali, appunto i testi del blog, le foto e quant'altro. Quindi già nel 2009 si stava cercando di applicare una innovazione nella narrazione che appunto si affacciava a quello che sono i concetti del transmedia storytelling.
Questo è stato un bel progetto che però purtroppo hanno potuto seguire in pochi, non tanto per la bontà del prodotto, quanto per l'esposizione, la distribuzione che ha avuto, i risultati che si erano attesi, ma comunque nella loro nicchia sicuramente ha avuto un buon successo, perché ci sono state diverse attivazioni. Io arrivo a questa slide e concludo, perché questo è proprio il trade union con quello che sarà il prossimo incontro che farete, organizzato da Kinovan e Giovanni, sempre sul Transmedia Storytelling, sulla produzione. Ci sono, come vedete, diverse modalità di business, quello gratuito, quello premium e il freemium, quello classico degli acquisti in app, per dire, quello che oggi chiameremo così, degli acquisti in app. Il free chiaramente hai accesso globale in maniera gratuita per l'utente, cioè l'utente non deve pagare nulla per avere accesso ai tuoi contenuti. Chiaramente questo presuppone che tu abbia una forza di budget a livello produttivo molto alta e degli sponsor che sicuramente ti potranno aiutare all'interno della narrazione a finanziare il tuo progetto e quindi coprire i costi e guadagnarci chiaramente quello che è necessario guadagnarci. Il premium invece sono accesso ai contenuti solo attraverso il pagamento, per cui tu crei un trailer, un teaser, lo mandi in giro, lo fai vedere e esula fondamentalmente, cioè non è solo questi modelli di business, non sono solo del Transmedia Storytelling, se ci pensate questi modelli di business fanno parte di qualsiasi commercializzazione delle narrazioni. Nel Transmedia Storytelling ancora di più potrebbe essere indicato e sicuramente consigliabile utilizzare il freemium. Freemium che vuol dire che la narrazione principale è consegnata in maniera gratuita. Ci sono poi degli approfondimenti di una certa rilevanza che verranno consegnati al pubblico solo dietro pagamento. Quindi degli approfondimenti di qualsiasi tipo voi vogliate immaginare e pensare. Abbiamo realizzato un mediometraggio, e però l'espansione di questo mediometraggio sarà consegnata al pubblico attraverso una webserie. Allora poi per accedere alla webserie dovrai pagare un tot per poter accedere, oppure ci sarà il libro, oppure ci sarà il fumetto, oppure ci sarà il videogame, l'ARG, quello che vogliamo. Per poter accedere a queste altre piattaforme bisognerà pagare una fee. Chiaramente sta nella capacità dell'autore di dover dare un motivo all'utente forte per poter non solo spostarsi da un media all'altro, ma anche sborsare dei soldi. Quindi i cliffhanger saranno importanti, deve essere assolutamente volto all'intrattenimento, non si può pensare, ma intrattenimento, attenzione, non voglio che venga confuso, l'intrattenimento, intrattenere anche informando, cioè può essere anche un prodotto di informazione, di inchiesta, che però ti tiene lì davanti, ti intrattiene in questo senso, ti intrattiene nel senso di farti passare del tempo all'interno di quella storia stessa. Chiaramente vanno fatti esplodere i contenuti free e dare la possibilità appunto dei diversi, come vedete, diversi punti d'ingresso al pubblico. Che cosa vuol dire? Quello che dicevamo fin da stamattina. Abbiamo una narrazione, abbiamo fatto il world building, diamo la possibilità agli utenti, a secondo la loro predilizione, di poter entrare all'interno di questo universo dalla porta che preferiscono. Questo è importante soprattutto
per il target. Poi ho messo così un po' come provocazione, avere la meglio su Hollywood, perché non è possibile, ci sentiamo sempre schiacciati, no? Cioè ci sentiamo schiacciati dai grandi. Invece no, secondo me gli indipendenti possono fare la differenza. Gli indipendenti possono avere la capacità di vedere fuori gli schemi, guardare fuori gli schemi, essere qualcosa di diverso, e quello che secondo me è importante è proprio questo, cioè avere voglia di osare, di provare e fare tantissimo. Io così avrei concluso il mio intervento di oggi. Se volete possiamo appunto parlarne, se vogliamo interagire, facciamo questo contenuto narrativo interattivo e interagiamo un po', anche fatemi sapere quali punti magari sono un po' più oscuri, se avete dei dubbi, perplessità, cose da chiedere, io sono qua a vostra disposizione. Beh, innanzitutto farei un applauso a Claudio. Grazie. Bene, allora, se non so se avete altre curiosità, altre domande o volete tornare su qualche argomento, qualche punto che poco, qualche punto che magari vi è più poco chiaro, o volete semplicemente dire la vostra. Mi era piaciuto quel momento, è il momento amici, sì. Sì, mi ero sentito molto biondo in quel momento. Vabbè, penso che dai, che come primo appuntamento abbiamo sviscerato abbastanza, una bella discussione anche, quindi forse si devono riposare. Credo che la nuova è arrivata qualcosa. Ha una domanda, ha una curiosità. C'ha la faccia. Grazie. Allora, no, stavo pensando e volevo chiederti, non so se tu guardi Homeland. Ni, ok. L'anno scorso, all'inizio della terza stagione, hanno praticamente, per spiegare cosa era accaduto ad uno dei personaggi, si sono inventati questo stratagemma, ovvero tu dovevi scaricare un'app che si chiama Audible e ti ascoltavi l'attore protagonista che ti racconta: io ho fatto questo, mi è successo questo, perché si perdeva, cioè si concludeva la stagione precedente con la sua dipartita per non si sa dove, perché questo scappava, e poi dovevano recuperarlo in qualche maniera facendoti vedere dove stava, però non avevano il tempo di riempire questo gap facendo insomma in immagini, non potevano rendertelo in immagini. E hanno avuto questo, insomma, utilizzato questo stratagemma. E volevo capire, perché poi non mi sembra che ne abbiano fatti altri. Magari ho visto che ci sono dei libri che approfondiscono dei personaggi, però pensavo che questo può essere un buon metodo di transmedia. Guarda, anche se forse, scusami, finisco, forse semplicemente era un accordo con l'app per farla scaricare, tutto qua. Non lo so, probabile che ci siano queste joint venture, però fondamentalmente poteva anche essere una necessità produttiva, nel senso di dire, mettere su, magari questa storia era abbastanza noiosa da raccontare per immagini, non troppo avvincente, e allora si sono inventati questo stratagemma di farla raccontare dalla voce. Poi non so quanto durava il file audio. 30 minuti. Quindi anche bello pesante. Quindi comunque vuol dire che godono di una community molto fedele, perché... Sì, infatti io sono andata subito a scaricare perché volevo sapere cosa era successo. Ma era fondamentale per poi capire l'altra parte della serie? Cioè, se tu non... ti mancavano quelle domande, quelle risposte, cioè cosa aveva fatto questo tizio quando se n'è andato, nel proseguio della storia, era fondamentale? Un minimo sì, non era, ecco, sì, non era fondamentale, allora è la mia risposta, perché alla fine a me è interessato perché
Volevo capire come era arrivato lì, volevo sapere chi erano queste persone che lo... perché lui era in... lo controllavano, insomma, era come se fosse prigioniero. E niente, volevo capire chi erano, come ci era arrivato, però chiaramente non disturbava il senso della narrazione, cioè non ti perdevi granché. Però se io sì, sono sicura che un appassionato sicuramente sia andato a scaricare l'app per ascoltarsi. Ok, guarda, se era all'interno, integrato all'interno della narrazione, se appunto approfondiva, arricchiva la narrazione stessa e non era fondamentale per poter proseguire nella narrazione, allora ti dico che assolutamente sì. Però il discorso appunto è capire quanto nella narrazione globale pesasse questo racconto certo, audio. Sì. Perché sì. Se no andiamo a fare l'errore che hanno fatto in Matrix di raccontare, introdurre un personaggio importante, fondamentale per lo sviluppo narrativo della storia di Matrix, dei film, all'interno di un videogame che il 90% della, forse anche di più, del pubblico del primo Matrix si è perso. Motivo per cui, oltre agli altri eventuali problemi che hanno avuto gli altri due film, quegli altri due film, i sequel del Matrix originale, non sono andati bene, perché c'era proprio questo gap narrativo forte. Non era uno di quei gap che puoi tu colmare con la tua immaginazione. Era proprio un... è la presentazione di un personaggio centrale che non puoi per forza di cose non presentare come si deve e a tutti, se poi è centrale nei film che farai successivamente, nelle storie che racconterai successivamente. Sì. L'indipendenza dei, esatto, dei pezzi. Esatto. Questo magari è stato calibrato meglio. Questo assolutamente sì, perché se dice che comunque arricchisce, è una sorta di appendice di una serie, di una stagione, che però non è fondamentale per poter seguire le stagioni successive, immagino. No, però arricchisce. Ripeto, arricchisce. Allora va benissimo. Sì, sì, questo è sicuramente, potremmo dire di sì. Potremmo dire di sì. Assolutamente, perché siamo su un'altra piattaforma, perché il racconto è audio, siamo in presenza di un contenuto che arricchisce la narrazione e che comunque da solo può essere anche fruito, perché se io arrivo, voglio sentire, ecco per esempio questa cosa, da solo, se tu non hai visto Homeland, ha senso? È un racconto? Oppure no? Un racconto di, però di un personaggio ma devi che aver se visto, non conosci... Ma devi aver visto prima Homeland, perché sennò non capiresti cosa da è solo, successo. Da solo, ah no, assolutamente, perché lui ti dice, allora, dopo che è successo questo, io ho fatto due punti. Ok, e allora questo potrebbe essere un po' un pericolo per la narrazione, diciamo... Ora, il discorso è questo, che come ho detto anche prima, ci sono delle regole da seguire, ma ci sono dei paletti fissi. Dare delle definizioni di base si rischia di sbagliare perché è tutto opinabile. Sicuramente diciamo che la prassi vorrebbe che un qualsiasi contenuto che fa parte di una narrazione allargata dovrebbe essere possibile fruirlo in maniera singola. Cioè tu ascolti questo ed è la narrazione di un qualcosa che è accaduto a qualcuno che ha un inizio, una fine e non hai bisogno di sapere il background di quella storia per capire. Cioè nella storia non è lasciato nulla scontato. Se è questo il caso, allora per quelli che sono i principi e per quello che è diciamo sono gli stilemi base tracciati di una narrazione transmediale, sicuramente ci potremmo trovare di fronte a un contenuto transmediale. Bisognerebbe appunto vedere, io purtroppo non la conosco, cioè Homeland l'ho sentita nominare ma non ho avuto mai il tempo e il piacere di vederlo, lo farò. Appena puoi farlo. Lo farò assolutamente e quindi bisogna vedere. Cioè, però tendenzialmente da come me l'hai raccontata potrebbe essere, anche se
storco un po' il naso sul fatto che da solo, non cioè regge. Se io che non ho visto, che io non ho visto Homeland, sì, fruisco di questi 30 minuti audio, non capisco. Perché ti serve tutta la backstory, giusto? Sì, sì, è un approfondimento, assolutamente. Devi conoscere. Sì, ok, so. E allora praticamente è come i Mobisod di, che ne so, di Lost, che ti approfondivano una tematica, che però comunque potevano essere visti in maniera singola, nel senso che mi ricordo un Mobisod dell'orologio di Jack che era stato regalato dal padre, allora c'è la storia del padre che regala questo orologio a Jack. Non piace Lost alla prima fila? No? La risposta più inditanti, fino alla terza più o meno. Fino alla terza, ma a me è piaciuto tutto. No, ma che poi non so se avete scritto letto in maniera divina. Che gli sceneggiatori ultimamente, in merito all'anniversario, al decimo anniversario, hanno detto, ammettiamo che, passatemi il termine anche perché l'hanno detto loro, molte cose sono delle cazzate che abbiamo scritto, perché avevamo complicato talmente tanto che nemmeno noi a un certo punto, insomma, riuscivamo a tirarne le fila, tant'è che lo show perde, se non erro, intorno alla terza, alla quarta, poi si riprende un po'... Dopo, quando... Guarda, sicuramente è talmente intricata, io non so se tu l'hai vista la slide delle varie vite. Sì. Aspetta, torniamoci. È complicato. Eccolo, cioè, tenere le fila di questi, io non so se avete mai visto una foto, c'era una foto della stanza dove facevano le riunioni. Delle riunioni, esatto. Sì, chiaramente tenere le fila di una narrazione così complessa è sicuramente un'ardua sfida. Che poi il finale l'abbiano buttata, come dicono i tecnici, in caciara, è vero pure. Sì, assolutamente, cioè poteva avere anche altri finali. Però ti dico, sì, poi è un'affezione, siamo lì. Là poi diventi un po' fan e quindi... Certo. Quindi comunque ti affezioni ai personaggi e certe cose le fai passare, però sì. Oggettivamente alcune incongruenze c'erano, ma era talmente complicato che oggettivamente non è possibile che non ci fossero delle... Sì. No, ma hanno anche, come dire, non voglio dire eresie per carità, però forse un po' troppo pompato questi due scrittori, perché poi non so se hai visto The Leftovers, che è il nuovo... Sì. Io alla quarta ho detto no, basta, sì, io non lo guardo più. Ah, tu hai resistito molto meno. No, perché tu, quantomeno vediamo se cosa si salva in corso d'opera, ma è proprio... però hanno fatto Lost, però, e quindi per questo saranno sempre da me apprezzati, perché sì, sviluppare una storia del genere non è per nulla facile, e soprattutto reggere 3 anni e tre, loro poi sono state 6 le storie, però reggere forte fino almeno, secondo me, non ci sono incongruenze almeno fino alla quarta stagione. Quinta e sesta effettivamente un po' hanno perso il bandolo della matassa. Reggere per così tante serie con una cosa così complessa, con una sceneggiatura così complessa, onore al merito. No, certo, no, assolutamente. Assolutamente si discute, insomma. Poi a livello invece, se ti devo parlare di fan, ti dico no, è una bomba. Basta, però questo è il fan che parla. Se ti devo parlare di addetto ai lavori, ti dico sì, effettivamente. No, ma è chiaro, anch'io mi sono svegliata alle 6 quella mattina dell'ultimo episodio. E ho su Facebook la foto, e il giorno io c'ero, perché io mi sono svegliata. L'ho visto senza sottotitoli. In contemporanea. Però piangevo, cioè non fa niente che non capivo. Io piangevo perché stavo finendo. Perché ti sentivi coinvolta, hai capito? Cioè... Lost è riuscito in te a toccare le tue corde emotive, farti coinvolgere e portarti a un sacrificio tale di puntarti la sveglia all'alba per vedere 40 minuti di puntata, ok?
che tranquillamente avresti potuto vedere la mattina dopo. Cioè, o comunque nel corso della giornata o nei giorni successivi. Però tu hai fatto questo, tu eri una fan, sei una fan. Poi è chiaro, giustamente dici, sì, però a me non è che mi hanno tanto convinto 5 e 6, vero? 4, 5, 6, non mi ricordo dove tu dicevi che c'era il notavi un po' di stanchezza, sì, forse nella quarta. Sì, nella quarta. Poi si riprende quando fanno quel salto negli anni 70, che quello fu bella quella parte del compare, del mondo parallelo. Che credo che combaciasse con il ritorno alla... Cioè alcuni avevano lasciato l'isola nel frattempo. Sì, che poi si capisce, però non lo diciamo, metti vabbè, che c'è qualcuno che non l'ha visto, no, facciamo sti spoiler, ci uccidono. A 10 anni di distanza, spoiler Lost, e viene aspettato fuori in menà. Che tu sappia, hanno programmato degli ARG di Lost? Sì, hanno fatto diversi ARG, hanno fatto diversi anche siti finti. C'era il sito della compagnia dove tu potevi controllare gli aerei, tutto quanto, i siti d'arma, ci sono state sempre degli cose. Autori o... Sì, no, del canon, quindi dei capoccia, diciamo, di Lost. Sì, assolutamente. Ma tutto, ma... Come se fosse tutto vero. Tutto, hanno gestito tutto in maniera... La compagnia aerea, tutto, cioè, c'era veramente di tutto. Io vi invito anche a guardarle queste cose, cercatele, ARG Lost su Google, ci sono delle cose veramente molto molto carine e interessanti. Possono essere sempre degli spunti, io appunto vi invito a vedere i casi di studio per prendere degli spunti. Cioè, adesso oggi spero di aver attivato in voi delle curiosità e soprattutto fissato alcuni punti, nel senso che non ci sia più confusione tra cross media e transmedia, sarebbe un grossissimo successo. Ecco, secondo me ha un senso questa giornata se già riusciamo a saper discernere la differenza tra multimedia, multicanale, cross media e transmedia. Se noi già riusciamo queste cose ad averle ben chiare, sono contento, sono molto molto contento e soddisfatto. Tu che avevi dubbi? Sono stati chiariti? Del tutto, ottimo, assolutamente. Sono contento. Però adesso, se puoi suggerirci qualche esperimento davvero ben riuscito, qualche progetto ben riuscito, qualche esempio. Ah, progetti ben riusciti ce ne sono diversi. Appunto, quello di Heroes a livello di serie. Lost, sicuramente. Quello che vi ho fatto vedere prima, Tron, è un progetto ben riuscito. Star Wars... Ne vogliamo parlare, cioè, neanche a dirlo, esatto. E Batman, e Avengers con The Shield, l'avete vista la serie? Spin-off, quello lì siamo più sullo spin-off, anche perché gli Avengers sono da sfondo allo Shield, quindi non siamo proprio nel transmedia storytelling, però è interessante come i due mondi si uniscono e molto probabilmente Voci di Corridoio dice che ci sarà un'apparizione di Iron Man nella prossima stagione di The Shield. Se è una voce di corridoio, potrebbe essere vera, potrebbe essere no. Però bisogna vedere Robbie Downey Jr. se è d'accordo. Oppure no. Oppure no, tutto dipende dal money. Questi poi sicuramente Beat Girl. Sicuramente andate a vedere il sito di Beactive, soprattutto per quello che è la produzione indipendente. Ecco, i grossi brand sono fatti bene o male tutti bene, Harry Potter, sono fatti tutti bene, Il Signore degli Anelli, cioè che cosa gli vuoi dire? Sono grosse major che hanno un capitale infinito e possono spendere e quindi possono gestirlo molto bene. Matrix, per capire... come è stato, dove è stato l'errore, però vi invito veramente ad andare su Beactive, quello è, e vedere tutti i blog, perché poi comunque il CEO di Beactive e anche gli altri che lavorano insieme con lui hanno un blog molto interessante. Andate a vedere i lavori di Robert Pratten,
lui sicuramente è un autore molto molto importante, interessante, ha fatto anche degli schemi molto esplificativi, esemplificativi, mamma mia, l'italiano ormai a quest'ora se n'è andato, di come funziona il transmedia storytelling, quindi anche lì è molto interessante, ha fatto anche un libro sul transmedia storytelling. Ovviamente Jenkins non può mancare, cioè l'ABC, cultura convergente di Harry Jenkins, Transmedia 101, sempre di Harry Jenkins, ci sono diverse opportunità online, insomma. Adesso è uscito anche l'ultimo, mi pare, Spreadable Media, che cambia ancora una volta, no? Sì. Perché tanto per aggiornare, non c'è, cioè, dopo che abbiamo New Media, no? Transmedia, Cross Media, sì, ne aggiungiamo un altro che è Spreadable Media. Perché pone l'accento proprio su sul primo e fondamentale, diciamo... caratteristica che bravo, grazie. L'oggetto Transmedia dovrebbe avere, che è la spreadabilità. Grande, esatto. Cioè la tipo Trapano, che spiegazione c'ha? La drillability è il la percussione, probabilmente la capacità di, no, di è di imporsi, la capacità di raggiungere il pubblico individuato. È quello. Tu arrivi dentro e lo vai a cogliere da dentro, come se fosse un vermetto nella tana, no? Quindi vai così, cioè vai a colpire il tuo target e lo coinvolgi. Infatti quello che viene immediatamente dopo, se vedi, è la continuity e multiplicity. Cioè il discorso che ci deve essere il famoso filo rosso è il fatto, sì, la continuità tra le diverse piattaforme e la possibilità appunto di interagire e di diffondere, espandere la narrazione, quindi interagire con la stessa e diffonderla il più possibile. Bene. Seguendo sempre il canone e la continuità del tutto. La continuity è sempre fondamentale, diciamo, fondamentally. Se si perde di coerenza. Il fil rouge. Il fil rouge. Beh, io non so... Se avete esaurito le richieste o non avete qualche altra considerazione? No, senza problemi, tanto siamo in chiusura, quindi se volevi, forse tu volevi fare qualche domanda, visto che sei arrivato dopo, sei arrivato troppo tardi. Se vuoi cominciamo dalle storie, perché che tra l'altro, anzi te lo fai spiegare, scusa, come ti chiami, mi ricordo, Tommaso, te lo fai spiegare da Tommaso, che era super... È stato attentissimo, interessato al discorso del potere delle storie. Però è fondamentale, poi a fine giornata hai capito perché un po' ti ho annoiato Beh, comunque è servito questo percorso, grazie, ringrazio nuovamente Claudio Gentile per essere venuto da Roma, quindi è venuto apposta a trovarci da fuori. Ma vuoi mettere, venire a Bari a prendere, è stato un piacere, prendere il calore, era anche il la sua sole, prima volta in Puglia. La simpatia, esatto, la mia prima quindi volta c'era in anche Puglia, questa quindi esperienza. E diciamo è servita questa vieni occasione. Vieni a testimoniare in Puglia. Vieni a testimoniare in Puglia. Questa è triste. Caparezza non triste, sarà felicissimo. Questa tra l'altro è proprio un cruccio per Caparezza, no? Cioè il fatto che comunque nei villaggi mettano vieni a ballare in Puglia, che diciamo non avete capito niente della mia canzone. Esatto. Queste sono esatto. Esatto. Infatti lui dice, boh, fate quello che volete, che vi posso dire. Il contrappasso dei musicisti, di tocca esatto, pure a loro. Esatto, comunque la melodia è carina. Avrebbe detto, vabbè, ecco, tutto sommato. Per chiudere questo argomento, in effetti anche nel transmedia la nicchia ha la sua importanza. Assolutamente. Quindi è chiaro, diventare pop ovviamente è quello che diciamo un po' in tutti gli ambiti, pop intendo comunque per popolari, insomma, per avere una fandom bella estesa, però nel transmedia come in tutti gli altri campi la nicchia ha molto valore, anzi forse ne ha ancora di più. Perché la coda lunga, la famosa teoria della coda esatto, lunga. Un po' con le startup la teoria della coda lunga, ma comunque anche la possibilità di costruirsela questa nicchia, cioè di abitare, di andare a occupare una nicchia di pubblico che è già specializzata in quel genere magari, no? Ecco, quindi la divisione in genere, ovviamente se fai come c'è un caso ad esempio di un producer transmedia
finlandese Timo Vorenzuola, che ha fatto tra i primi, il primo suo lavoro è stato una parodia di Star Trek, scusate, che ha avuto tantissimo questo successo. Questo me lo cacciate, confonde Star Trek con Star Wars. No, per carità, no, è stato un lapsus. Questo me lo cacciate. E dopo questo ha fatto un altro progetto che si chiama Iron Sky, e adesso è al suo secondo film, e Iron Sky vi invito a vederlo perché è un progetto comunque nato completamente quasi in crowdfunding, cioè lui è stato bravissimo a mettere insieme risorse. Ovviamente è un progetto, diciamo, che parte dall'estero, quindi ha un bacino di utenza maggiore e tutto quanto, però è un esempio di come dal basso si possono creare delle storie che un film di fantascienza, quindi con un budget, effetti speciali e quant'altro. No, Kang Fury no, questo di cui mi stai dicendo no. È un progetto fantasy, lui praticamente ha realizzato un teaser. Sì, per i quattro attenti che sono rimasti, esatto. E lui ha realizzato un teaser, ha fatto un progetto, penso sempre su Kickstarter. Tipo nel giro di 48 ore ha raccolto $200,000, perché il teaser era talmente tanto figo che è appassionato, praticamente raccontava di una storia che abbracciava gli anni 80 come immaginario proprio culturale, con il Commodore 64 e questo detective che viene cacciato dalla polizia per modi non proprio ortodossi di agire, che andava in giro in Ferrari insomma, catturando criminali, sparandogli addosso e cose di questo tipo qua, poi torna indietro nel tempo per uccidere praticamente il Führer, ecco perché si chiama Kang Fury, col Kung Fu, ovvero per uccidere Hitler, e torna indietro con una macchina del tempo fatta col Commodore 64, insomma una cosa folle, cioè, questo trailer proprio mischiava, poi sbagliano a mandarlo indietro nel tempo per un bug del sistema, perché era fatto con dei computer riciclati, la macchina del tempo va a finire addirittura in un periodo storico sbagliato, invoca Thor, il dio, per uccidere, cioè un polpettone totale. Però ha fatto strabene con delle tecniche, perché questo oltre ad essere videomaker era molto proprio abile nelle tecniche proprio di post-produzione, tutto fatto in green screen, quindi questo minuto di trailer era talmente tanto efficace nella sua follia che lui ha scritto e prodotto con questi $200,000, infatti penso che tra un po' uscirà, io lo seguo su tutte le piattaforme, lui sta anche su Instagram e aggiorna periodicamente in 48 ore. Però col microfono, se no chiudiamo la diretta. No, infatti sì, forse potremmo anche chiudere la diretta, continuiamo a chiacchierare, perché come vedete gli argomenti non sono, diciamo, non mancano mai su questo argomento. Io ringrazio tutti. Grazie Claudio, grazie, a te. Grazie a voi, grazie alla Regione Puglia, grazie al Laboratorio Dal Basso, grazie alla Mediateca, grazie ai nostri registi e grazie a chi ci ha seguito dal web. Hai una slide di contatti, se la vuoi mandare? Ho una slide di contatti che però mi sa che non si vede, perché sono in alto e in basso e niente, no, vabbè, se volete, insomma, Transmedia Hunter mi trovate dove volete, Transmedia Hunter, ovunque, sia su Facebook che Twitter, il sito claudiogentile.it. Perfetto, grazie ancora, grazie a voi per essere. Ma mi sa che l'ultima parte stavamo a parlare.